Il 7 marzo, presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, si è tenuto l'evento Carcere e Università, un connubio per la cultura è possibile, il seminario del corso di diritto del lavoro destinato ai detenuti iscritti alla laurea in servizi giuridici. Oggi parleremo del lavoro occasionale, che è un istituto introdotto dal legislatore oramai quasi 20 anni fa, ma oggetto di interventi legislativi continui e da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2023, che modifica l'equilibrio che si era creato con la precedente riforma tra l'esigenza di semplificare l'utilizzo dell'istituto per favorire le imprese e l'esigenza di evitare che questo utilizzo di uno schema contrattuale che permette il lavoro saltuario generi anche precarietà del lavoro per la manodopera che viene utilizzata. L'università in carcere si sviluppa da oltre 20 anni, grazie all'articolo 19 della legge 354 del 75, che al quarto comma riconosce la possibilità a detenuti e a internati di svolgere corsi di studio universitario, seppur all'interno degli istituti penitenziari. Carcere e università sono due estremi che si credeva improbabile congiungere, ma nel rispetto dell'articolo 4 della nostra Costituzione questa visione si sta realizzando. Questo evento è proprio la dimostrazione di una formazione che si vuole fornire ai detenuti attraverso l'ausilio dell'università, attraverso l'ausilio dei professionisti, avvocati, dottori commercialisti, che va proprio in questa direzione. L'obiettivo è quello là di formare queste persone per consentire poi in un prossimo futuro, si spera sicuramente, di inserirsi all'interno della società civile. Come affermato da Mariella Sant'Angelo, sono studenti come gli altri in una condizione diversa. Noi siamo sempre docenti. Federico II è uno dei 41 poli universitari penitenziari d'Italia ed è anche uno dei più numerosi, forse il più numeroso, e in un territorio come il nostro è un segno di particolare importanza quello di investire sul futuro dei detenuti, sul futuro delle persone recluse. Il progetto è utile anche alla crescente domanda di laureati che, come dichiarato dal bollettino annuale 2022 del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ANPAL, ha ormai superato le 780.000 unità. È un momento fondamentale anche perché è un impegno che loro prendono con l'università, con l'amministrazione penitenziaria, con le famiglie e con se stessi. Quello che miriamo ad abbattere sono le barriere tra dentro e fuori. Queste le parole di Francesca Galgano. E mi fa piacere dire che quest'anno avremo i laureati di giurisprudenza, credo per la fine dell'anno, e abbiamo iniziato già dal primo anno questo percorso. Ci fa piacere che adesso stia quasi per concludersi, soprattutto perché per noi l'impegno dei docenti e del Dipartimento di Giurisprudenza con i detenuti mira al loro inserimento nel mondo del lavoro, quindi questo profilo professionalizzante di consulente del lavoro è per noi il modo in cui noi li aiutiamo ad immaginare il loro futuro.